vi saluto, sono Sull'Assunta, qualcuno mi conosce? E vi facciamo tanti, tanti auguri scambievoli per questa giornata così solenne, così grande per noi. Luisa è la nostra pioniera della Divina Volontà. Sono 74 anni. In 74 anni Luisa è stata sempre con noi e sta con noi. Non pensiamo al passato, tutto è presente. In questo momento c'è un eco, come quella mattina, il 4 marzo, un eco per tutta l'aria di Corato che diceva: è morta la Santa, è morta la Santa. Noi vogliamo rievocare questo momento così solenne, così bello, e pensare al transito di una Santa che dal cielo ci guarda, ci guida e ci forma ancora. Riportiamoci al momento del secondo sposalizio mistico, quando Gesù l'ha ornato di tante belle cose, di gemme, di tutto, però le ha ornato la fronte di una corona che era formata di gemme preziose, brillante, e disse: questa corona io te la do, però me la riporto, perché te la conservo quando entri in paradiso al momento della morte. Ecco, questo vogliamo contemplare. Ma che cos'è questa corona, fratelli e sorelle? La corona era formata da tutte le sue azioni, da tutti i suoi atti, da tutto l'amore, atti di amore, di riparazione, di benedizione, di lode, di tutto. Quindi è un intreccio di tutta la vita di Luisa. E in questo che cosa vogliamo contemplare? Vogliamo contemplare il trionfo della Divina Volontà in Luisa. Una creatura, questa creatura che Gesù aspettava da secoli per metterla a capo di una famiglia grande, di una famiglia a livello mondiale, di un dono grandissimo, lui aspettava il momento di poter regnare. E il regno di Dio dentro di voi è, e dentro di lui si adesso in paradiso si sta solennizzando il regno di Dio che ha operato in Luisa. Voltiamoci, cerchiamo di seguirla, cerchiamo di imitarne, perché lei ha detto: quando io andrò in paradiso ci sarà festa in cielo e festa in terra. E questa festa per noi che cos'è? L'imitazione di Luisa. Ce l'ha lasciato nel suo testamento. Ha detto al suo ultimo confessore, Don Benedetto Calvi: la mia strada, io vedo una lunga strada formata di tanti soli. Ah sì, ora capisco, sono gli atti che ho fatto nella Divina Volontà. Ora però, Padre, fai una strada che vi faccio riservare a voi e a tutti coloro che mi seguono. Ma chi sono questi che siamo noi, fratelli? Dobbiamo cercare di seguire, di imitare, di mettere in pratica, perché la Divina Volontà è un grande dono. Il dono più grande che Dio poteva fare all'umanità. Ora, che gioia, ma che gioia scambiarci queste cose. Vorrei stare chissà quante ore per parlare di questo. E dobbiamo unirci, dobbiamo stare insieme, dobbiamo fare le stesse cose, dobbiamo associarci agli atti. Noi siamo stati chiamati a fare gli atti con la Trinità. La chiamata dell'associazione è stata proprio questa: vieni, vieni ad associarti ai nostri atti. Allora, ecco, stando insieme, Luisa è con noi, Luisa ci segue, ci guida ancora e ci deve guidare. Ma noi tutti quanti dobbiamo stare come un anello che si stringe sempre di più. Come ha detto Gesù: con te comincia la catena che non ti spezzerà più. Ma se qualche anello comincia a sganciarsi, noi lo dobbiamo rinsaldare. I nostri atti devono essere uniti insieme. Non c'entra la lontananza.
qui, e voi certamente sentite Corrado, festa per Corrado, festa per il mondo, festa per ognuno di voi, e festa in cielo. Dobbiamo godere di questa grazia grandissima, perché la Divina Volontà si biloca, la Divina Volontà gira per tutto il mondo. Facciamo i nostri giri, i nostri giri. Io vengo da voi, voi venite da noi, ci scambiamo le azioni, ci scambiamo l'amore in Dio, ci scambiamo l'affetto. E vediamo che, come ha detto la signorina La Stella nell'orologio pure, Luisa è lì, Luisa è grande, Luisa ha lasciato l'ego sulla terra. E quando il 4 marzo, come oggi, Luisa girava, si riunirono tutte le persone di questa città e anche nei paesi d'intorno, una folla immensa. Tutti il dolore era di perderla e la gioia era perché lei era santa. E lei girava con una regina di lampada a forma di ele, e che c'erano i vetri, tutti la vedevano. E lei che dove calpestava, c'erano i suoi atti, il sole, lei camminava sulla strada del sole, dei soli fatti nella Divina Volontà. Lei ha lasciato a noi un'eredità grandissima. È bello contemplare questo. Contempliamo un poco la corona. La corona non la dobbiamo dimenticare. Gesù, lei diceva, Gesù, vieni presto per stabilire questa intima unione con te. Quindi cresciamo nell'unione con Dio, cresciamo nell'unione della Trinità, cresciamo nell'unione tra noi. Amore scambievole, gioia scambievole, benedizione scambievole, preghiere scambievole. Dobbiamo essere una sola cosa, di anima e di corpo. Cerchiamo, io non dobbiamo dire Corrado è lontano e io non devo dire i filippini sono lontani, i coreani, tutti coloro che stanno in comunicazione con noi. Quante belle cose dobbiamo scambiare, ce lo scambiamo spiritualmente. Io voglio salutare tutti, voglio salutare anche in Messico la famiglia Acuña, mamma Marcella, Alessandra e poi tutti gli altri che stanno in comunicazione con noi. Voi siete i pionieri di quel posto. Ognuno dove si trova deve essere il pioniero della Divina Volontà. Lo sappiamo che ci vuole una rinuncia, lo sappiamo, però Gesù ha rinunciato a tutto. Dobbiamo seguire, dobbiamo fare il nostro, ma lo dobbiamo sentire. Sono sicuro che ognuno di voi sente questa gioia questo giorno, però la gioia di donarsi sempre di più. Dobbiamo crescere, dobbiamo rinascere, come ha detto Gesù, bisogna rinascere dall'alto, rinascere. E quando lui ha detto, ma che significa? Ha detto che ogni atto che fai, tu rinasci nella Divina Volontà. E cerchiamo di rinascere sempre di più. E l'anno prossimo, che il Signore se ci darà vita, ci dobbiamo sentire più grandi, siamo cresciuti. Io non lo so, se dal cielo io vi guardo, se siete cresciuti. Quindi io saluto tutti, il Belgio, i coreani, i filippini, e poi vorrei anche un piccolo appello. Aspettiamo anche da voi un po' di generosità, un po' di impegno. Sappiamo che l'associazione crescendo e crescono anche le piccole necessità. Voi che siete i nostri fratelli, cercate anche di aiutarci in un modo adeguato, come potete. E vi chiudo nel mio cuore, vi chiudo nella mia anima, vi voglio bene, ma vi saluto con tanta gioia, con tanto amore, con tanta dedizione. Stiamoci vicini.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Primer misterio de luz. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Del Evangelio según San Mateo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mysterie, de bruiloft te Cana. Twee dagen later was er in Cana, een stad in Galilea, een bruiloft. Jezus' moeder was er en ook Jezus zelf en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei zijn moeder tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Vrouw, is dat uw zaak of mijn zaak? Antwoordde hij haar. Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de bedienden: doe maar wat gij u zeggen zal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven al vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Ikatlong misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, kasabay ang panawagan patungo sa pagbabago. Ayon kay San Marco, at sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mga nagsisi at nagsisampalataya sa Ebanghelyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. O katas-taasang kalooban, halina, maghari ka na sa sandibutan. Lukuban mo ang bawat salinlahi. Akitin mo ang lahat. Sa lahat, ikaw ang magbogi. Huwag nang patagalin pa. Halina, dali. Mystery of Light, the Transfiguration. And after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain apart. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his garments became white as light. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace,
The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.빛의 신비 5단 예수님께서 성체 성사 세우심을 묵상합시다. 그들이 음식을 먹고 있을 때에 예수님께서 빵을 들고 찬미를 드리신 다음 그것을 떼어 제자들에게 주시며 말씀하셨다. 받아 먹어라. 이는 내 몸이다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존귀의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 부르짖소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존귀의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들
예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 존재 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 영광이 성부와 성자와 성령께 예수님, 저희 죄를 용서하시며 저희를 지옥불에서 구하시고 연옥영혼을 돌보시며 가장 버림받은 영혼을 돌보소서. 성부와 성자와 성령의 이름으로. 아멘. Damit wir den vollkommenen Ablass erreichen können, wollen wir nun beten nach der Meinung des Heiligen Vaters. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera alla Santissima Trinità per la glorificazione della serva di Dio Luisa Piccarreta. O Augusta e Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della santità della tua serva fedele Luisa Piccarreta. Ella ha vissuto, o Padre, nella tua divina volontà, rendendosi sotto l'azione dello Spirito Santo conforme al Figlio tuo, obbediente sino alla morte di croce, vittima e ostia a te gradita, cooperando all'opera della redenzione del genere umano. Le sue virtù di obbedienza, di umiltà, di amore sommo a Cristo e alla Chiesa ci spingono a chiederti il dono della sua glorificazione sulla terra, perché risplenda a tutti la tua gloria e il tuo regno di verità, di giustizia, di amore, si diffonda sino ai confini della terra, nel particolare carisma del Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Ci appelliamo ai suoi meriti per ottenere da te, Santissima Trinità, la grazia particolare che ti chiediamo, intendendo compiere la tua divina volontà. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Regina dei Santi, prega per noi.